partiamo dal prisma volley. Il primo campionato in Superlega si conclude per loro con una combattuta e meritata salvezza. L'unica realtà della pallavolo meridionale a partecipare al campionato di massima serie, onorando la città di Taranto. E allora, io penso che questa volta sia proprio il caso di chiamare qui con noi il presidente Fabiola, è vero? Tanto stiamo preparando. Io sto preparando il premio, io sto facendo il mio lavoro, scusate. Allora, Prisma Volley, lo ritira il nostro presidente? Sì, 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 certo, il presidente Bongiovanni. Bongiovanni. E anche la dottoressa Zellatore, se vuole raggiungerci. E oltretutto due volti che lo sport tarantino conosce bene, non soltanto per il volley, li abbiamo conosciuti anche con il calcio, e in qualche modo io penso anche ci siamo affezionati a loro. Intanto buonasera, benvenuti, anzi bentornati, perché ci siamo già visti nell'ambito del premio, non vorrei sbagliarmi, ma è così. E a premiarvi ci sarà il capitano di fregata Fabio Danese del Comando Marittimo Marina Sud di Taranto, che ringraziamo, direttamente inviato qui dall'amico, l'ammiraglio di squadra Salvatore Vitiello, che comanda il nostro Comando Marittimo Sud. Buonasera al capitano di fregata Danese. Ecco il premio, intanto la consegna e poi vi faremo commentare il riconoscimento. Presidente, tanti anni a sostegno degli sport, dello sport e possiamo dire in senso lato di Taranto. Perché? Ma io desidero innanzitutto ringraziare tutto e tutti. E come disse in una sua canzone Franco Battiato, lo sport è come l'alba ritrovata all'imbrunire. Che significa? Significa che noi dobbiamo, attraverso lo sport, cercare di recuperare energia mentale, forza, disponibilità e soprattutto collegamenti tra le persone. Lo sport deve servire a questo, non soltanto a vincere le medaglie, deve servire a creare tra la gente, tra i giovani, tra le famiglie, compattezza e spirito di superamento di questi dei momenti difficili, e noi stiamo vivendo un momento molto difficile, noi come umanità. Io ringrazio la famiglia De Lorenzo, che conosco anche per altre ragioni, e ringrazio chi ci ha ospitato. Noi vogliamo continuare attraverso lo sport a creare questi momenti di recupero della normalità. Lo sport non serve soltanto a vincere, lo sport serve a far vincere le persone garbate per bene, i giovani, tutti coloro che hanno difficoltà. Lo sport deve servire a far superare queste difficoltà. Sappiamo quanto ne abbiamo bisogno, è davvero un momento particolare, ne abbiamo superato uno difficilissimo, ci ritroviamo oggi con nuove e sfidanti problematiche, mettiamola così. Allora, io andrei adesso, ringraziando il Presidente, dal Capitano Danese, perché la Marina Militare qui a Taranto svolge